Elischlein a Pesaro in occasione della festa dell'Unità 2023. La segretaria nazionale del Partito Democratico è stata accolta da 400 persone. Diversi temi trattati durante l'intervento sul palco a Baia Flaminia, dal salario minimo al cambiamento climatico. Siamo qui per rinsaldare i fili della nostra comunità. Sono molto felice del lavoro che si sta facendo sui territori. Vengo adesso da Cesena, questa è un'altra regione importante con una presenza capillare del partito. Queste feste sono il momento per noi per rilanciare le nostre battaglie politiche. Le battaglie politiche che stiamo facendo sono quella sul salario minimo, che sta facendo finalmente discutere il paese grazie anche all'unità delle opposizioni su una proposta che il governo e la maggioranza stanno cercando di respingere, e credo che sia un errore enorme quella di non considerare la situazione di 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se lavorano. Noi continuiamo a spingere e a chiedere invece a questa maggioranza di approvare insieme a noi una misura che sarebbe indispensabile per riuscire a estirpare questa piaga sociale che è il lavoro povero in Italia. Ma siamo qui anche per parlare di salute pubblica, siamo qui per parlare di clima, perché so che anche oggi anche questo territorio è stato nuovamente colpito da eventi climatici estremi, da una fortissima grandinata che produce danni. Arriviamo ora da altre visite ai territori colpiti dall'alluvione di maggio, Mercato Saraceno, territorio colpito da molte frane. Ero stata qui proprio col sindaco Matteo Ricci a visitare le frane di questo territorio della provincia di Pesaro. Anche qui non devono mancare le risposte, perché più aspettiamo per fare i cantieri più perdiamo una finestra fondamentale per prevenire eventuali disastri futuri. Quindi io continuo a fare appello al governo che metta in campo le risorse che servono. Si tratta di miliardi di danni quantificati, bisogna che le risposte arrivino in fretta. Alla domanda riguardante la candidatura di Matteo Ricci alle europee, la segretaria nazionale del PD ha risposto così. Matteo Ricci è un grande amministratore che sta lavorando molto bene per il suo territorio, siamo al suo fianco qui stasera anche per rimettere al centro i bisogni della comunità di questa città.